Antonio Bartoccini, presidente della Bartoccini Gioiellerie Perugia Volley, oggi qua al Palabarton, questa importante iniziativa rivolta ai giovani che praticano questo sport dal titolo Per puntare in alto. Di che cosa si tratta? Allora, insieme Per puntare in alto è lo slogan che abbiamo scelto per lanciare il progetto Augusta Perusia Volley Group, che è l'unione della squadra, la prima squadra di Perugia femminile di Serie 2, che è la Bartoccini Gioiellerie Perugia, e la School Volley, che ha un vastissimo settore giovanile con oltre 500 atleti. E quindi l'idea è nata insieme al presidente Mandò della School Volley di creare un gruppo che lavorasse in sinergia per dare la possibilità a tutti coloro che sono amanti del volley, soprattutto nel femminile, di partire dal mini volley e avere uno sbocco in futuro in una Serie A, che è la Serie A di Perugia. Ricordiamo che la tradizione di Perugia nel volley è femminile, perché i grandi successi della Sirio degli anni passati hanno dato veramente alla città un grande lustro alla pallavolo, un grande amore per la pallavolo. Noi non vogliamo assolutamente, ormai l'abbiamo detto tante volte, ricalcare quello che è il progetto della Sirio, perché è ripetibile. Noi vogliamo fare la nostra strada. Con questo progetto, l'Augusta Perusia Volley Group, vogliamo creare la possibilità di portare in Serie A le migliori eccellenze del gioco della pallavolo femminile in Serie A. Quindi è un progetto ambizioso, di lungo termine. Cercheremo di dare tutte le nostre energie, tutte le nostre forze per poter raggiungere questo sogno, questo obiettivo. Quindi partiamo da quest'anno con la presentazione delle 30 squadre che fanno parte del progetto, quindi un grandissimo bacino, un grandissimo gruppo. E quindi oggi è un giorno di festa, a cui dopo seguirà l'amichevole con Orvieto, il derby umbro, proprio per suggellare questa grande iniziativa che rappresenta un po' le migliori eccellenze del territorio perugino. Perfetto. Allora, Dario Mandò, presidente della School Volley Perugia, oggi qua al Palabarton, questa importante iniziativa Tutti insieme per puntare in alto, in collaborazione con la Bartoccini Gioielleria e tutti questi ragazzi, insomma, delle giovanili di pallavolo, che si spera più avanti avranno un futuro magari anche in una categoria tra i professionisti. Sì, diciamo che oggi abbiamo voluto dare il via alla stagione agonistica, che abbiamo già iniziato peraltro nelle palestre da 3-4 settimane, però è un modo per incontrarsi tutti insieme, conoscersi e festeggiare l'avvio della stagione. La speranza è quella di che tutte le squadre possano far bene, a partire dal mini volley e per finire con la prima squadra, la Bartoccini Volley della 2. Diciamo che però per quanto riguarda il settore giovanile è anche fondamentale comunque il divertimento, fare sport in maniera sana, pulita, gioiosa, è quello che cerchiamo di fare, mettendo a disposizione comunque uno staff di allenatori che noi riteniamo di livello più che buono.